qualcuno gli aveva promesso di chiudere la fabbrica e di risolvere così le preoccupazioni, i drammi che quotidianamente si verificano. Questo sogno è stato infranto da un tradimento, il tradimento del Movimento 5 Stelle verso la città di Taranto, verso l'Italia, perché la questione Ilva è ancora più importante, ed è chiaro che i sostenitori del Movimento 5 Stelle, i liberi e pensanti che erano in aula, hanno perso la calma oggi, perché gli abbiamo ripetuto quello che gli ho detto per 4 anni, e cioè che a Roma non avrebbero mai avuto il coraggio di chiudere l'Ilva. Io ero disponibile a collaborare col governo del Movimento 5 Stelle se avesse deciso di chiuderla, e che quindi non rimane che la verifica puntuale, quotidiana, dei livelli di inquinamento, perché se fossero superati i livelli di legge, in linea teorica sarebbe possibile un'ordinanza temporanea di chiusura dell'Ilva, ma non è la decisione che loro chiedono, e cioè una rivisitazione strategica del ruolo della fabbrica nell'economia italiana. E quindi ci stiamo prendendo in giro. Io questa abitudine di prendere in giro la gente, meno che mai i tarantini, che sono addolorati e funestati dalle morti anche dei bambini, non ce l'ho e non l'avrò mai, e quindi ho provato e riproverò fino allo sfinimento a raccontare loro la verità, che se nessun governo della Repubblica Italiana ha il coraggio di decidere di chiudere quella fabbrica, non resta che ricostruirla in modo tecnologicamente così avanzato da ridurre al massimo ogni rischio per la salute, per l'ambiente e per la sicurezza degli operai. Su questo punto sono sicuro che prima o poi tutti i tarantini convergeranno. Ripeto, se però il governo dovesse cambiare idea e decidere di chiudere l'Ilva, l'ex Ilva, noi siamo ovviamente contentissimi, l'ho detto all'inizio, se l'Ilva non fosse mai esistita o se sparisse d'improvviso, sarei il presidente più felice del mondo.